Citanie dal Vangelo secondo Matteo. Slava tebi, Gospodine. Una e ciascuno. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Draga braccio e sestre, danas cerca. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi mette davanti a noi santi angeli custodi. Crediamo che ciascuno di noi ha imparato quella prima preghiera, l'angelo custode. Lo insegniamo ai nostri figli sempre. E questa è la preghiera che si lega ai nostri più piccoli. Purtroppo questo spesso rimane nel periodo dell'infanzia e più siamo anziani siamo sempre più lontani dai nostri angeli custodi e ciascuno di noi ha ricevuto un angelo custode. Spesse volte alle persone che sono care, se siete fidanzati, alla ragazza o al ragazzo gli direte angelo mio, o direte a qualcuno che vi piace angelo mio. Quando qualcuno vi fa del bene, dite che un tale è buono come l'angelo. Noi abbiamo questi nostri paragoni nei quali paragoniamo gli uomini con gli angeli. Quando qualcuno è buono, nobile, quando amiamo qualcuno o quando desideriamo esprimere a qualcuno una vicinanza. E più siamo anziani, il legame con gli angeli è sempre più lontano. Mentre eravamo bambini, pregavamo l'angelo custode, ma più cresciamo, come se questo avessimo lasciato ai bambini, come se questi angeli custodi abbiamo messo lì a parte, come se fosse una barzelletta per i bambini che non ci riguarda più. E mi domando perché è così. Forse perché siamo legati dal mondo materiale, siamo legati dal materialismo e gli angeli non possono entrare nel mondo materiale perché non appartengono al mondo materiale. Se ci manca la fede, lì non c'è spazio per gli angeli. Se ci manca la spiritualità e il collegamento con il Signore, non possiamo credere agli angeli. Siamo legati con le cose terrene e lì non c'è spazio per i nostri angeli. Dove non c'è fede, non c'è spazio nemmeno per angeli custodi. Sappiamo che i bambini sono curiosi e domandano perché questo, perché l'altro. Vogliono sapere tante cose. Più cresciamo, poniamo meno domande. Io faccio il catechismo nelle scuole superiori e ho chiesto ai diciottenni sui quali temi voi vorreste discutere. Pensando ovviamente al catechismo, loro erano indifferenti. C'è qualche tema che non è nel nostro programma? Avete un tema per discutere? Non abbiamo nessun tema. Esiste qualcosa su questa terra che vi interessa?
che volete discutere non deve essere collegato con la religione, con la fede, col catechismo. C'è qualcosa che vi interessa? Non c'è, dicono. Non vogliono discutere su nulla. Purtroppo una tale società ci circonda. L'uomo giovane è ormai indifferente. Non gli interessano tante cose. Ma se amiamo qualcuno, di questo vogliamo imparare. Se qualcuno è importante, desidero sapere le cose. Se amo qualcuno, dedico il tempo per conoscere questa persona. E se c'è indifferenza, questo non va bene. L'amore non è opposto all'odio, ma l'indifferenza, quando non te ne freghi più, quando non ti interessa più niente, né bene né male, non ti interessa né vita né morte. Forse questo è la morte spirituale più grande, mancanza di interesse, una grande malattia del mondo d'oggi. Chi sarebbero gli angeli? La parola l'angelo significa portavoce, e angeli sono spiriti puri, le creature di Dio pure, e hanno la volontà libera. Sono invisibili agli occhi umani e come tale riflettono l'immagine del loro creatore. Non vanno persi mai. E angeli sono creature di Dio concrete che in tutta l'eternità lodano il Signore e eseguono la sua volontà e i suoi progetti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla degli angeli dall'infanzia e dice: dall'infanzia fino alla morte la vita umana è protetta dall'angelo custode, ogni fedele ce l'ha per guidarlo nella vita, e già qui sulla terra viviamo nella compagnia degli angeli e con gli altri che sono uniti a Dio. Angeli sono creature spirituali che lodano continuamente Dio e servono i suoi progetti di salvezza verso altre creature. Angeli circondano Cristo, il loro portavoce. Lui ci aiuta per esprimere il progetto di salvezza. La Chiesa venera gli angeli che aiutano la Chiesa e la proteggono. Proteggono ogni creatura umana. Così sta scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Abbiamo sentito nella lettura, nel Vangelo d'oggi, nella Sacra Scrittura si parla degli angeli e c'è una donna che ha perso il denaro e lei ha detto: gioite con me perché ho trovato questo denaro. E così è la gioia negli angeli, nei cuori degli angeli per un peccatore convertito. E Gesù dice: guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Abbiamo affermazione dell'esistenza degli angeli. Qual è la loro missione, il loro servizio? Il nostro angelo ci parla anche nella coscienza, quella voce che mi esorta a fare il bene, di decidersi per il bene, di evitare il male, evitare il peccato, di stimolo ad essere nobile, ti guida verso la verità. È quella voce buona che si impegna in noi per essere uomini migliori. Angeli sono nostri custodi. Così c'è una storia interessante testimoniata da Pio IX mentre era chierichetto. Mentre faceva chierichetto durante la messa,
è stato preso da un'angoscia e dall'altra parte dell'altare ha visto un bellissimo ragazzo che lo chiamava: vieni. Lui non ha reagito subito, ma questo ragazzo continuava e insisteva e lo chiamava di venire dall'altra parte dell'altare. Papa Pio, allora ragazzino, si è avvicinato lì al ragazzo, ma quando è arrivato in quel luogo il ragazzo è sparito. È lì dove c'era Papa che faceva cherichetto, è caduta una statua e si è rotta. È una testimonianza concreta che Dio tramite l'angelo ha salvato la vita di questo cherichetto, di futuro Papa. È un amore concreto che opera attraverso i propri angeli. Non so se siamo coscienti, ma l'angelo custode in ogni momento con me. Con i ragazzi nella scuola ho commentato questo. Gli ho chiesto: ma siete coscienti che questo angelo in ogni momento è a fianco a voi? Quando commettete il peccato, quando fate una stupidata, si trova in disagio, forse qualche volta si vergogna di noi, e dobbiamo essere coscienti di questo, che l'angelo è presente in ogni momento. Quando siamo nella compagnia, da soli, nelle nostre camere, nella solitudine, l'angelo è sempre con noi. Ci guarda mentre facciamo del male, cerca di darci il consiglio di non farlo e ci esorta sempre a fare del bene. La cosa più triste è forse che noi non sfruttiamo tutto ciò che il Signore ci ha dato. Il Signore ci ha dato l'angelo, non è l'angelo che noi immaginiamo, quei bambini grassottelli che suonano flauti, violini. Sono esseri spirituali per la lotta spirituale, per le nostre lotte spirituali. Angeli sono senza corpo e non possiamo avvicinarli in un'altra maniera, ma dobbiamo vederli nel corpo. Le ali significano che loro non sono sulla terra. Con le ali vanno al di là di tutto ciò che è terreno e sono simbolo del cielo. Angeli possono aiutarci nelle nostre lotte spirituali, perciò dobbiamo pregarli e sfruttare questo dono del Signore. Come se aveste la farmacia a fianco a casa vostra e morite di una malattia, e invece potevate prendere il farmaco. Tutti abbiamo la Bibbia a casa, no, non la leggiamo, accumula e accoglie il polvere, abbiamo tanti libri buoni, ma purtroppo non abbiamo voglia. La stessa cosa con gli angeli custodi. Angelo custode ci aiuta su questa terra, nelle nostre lotte spirituali che sono tanti e lo sappiamo, perciò preghiamo in questa Santa Messa di svegliare il nostro cuore, di muoverci per iniziare a pregare l'angelo custode. Questo non è una barzelletta per un bambino, ma una cosa concreta. Non è una favola, ma è la nostra realtà. Il mondo spirituale è molto più grande del mondo materiale nel quale viviamo. Preghiamo durante questa Santa Messa di sfruttare le cose che il Signore ci ha donato e soprattutto preghiamo per iniziare a pregare gli angeli custodi che ci aiutano nelle nostre lotte spirituali. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, stvoritelju svih vidljivih i nevidljivih. Adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Recimo zajedno, diciamo insieme: ascoltaci,
Ascoltaci, o Signore. Da svojoj crkvi upomoć pošalješ. Dalla tua chiesa, le schiere degli angeli preghiamo. Da pastire svoga puka čuvaš. Proteggi i pastori del tuo popolo e guidali per mezzo degli angeli, preghiamo. Da siromašnima i ucviljenima pošalješ glas. Manda ai poveri e tristi i portavoce di consolazione, preghiamo. Da sve nas ispuniš strahopoštovanjem. Riempi tutti noi con rispetto, gratitudine verso il nostro angelo custode, preghiamo. Da po svetim angelima upravljaš sve. Per mezzo degli angeli guida tutti i popoli verso la pace, preghiamo. Gospodine, usliši nas. Signore, esaudisci le nostre preghiere. Proteggici dal nemico e in tutti i pericoli dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen.